Quest'oggi, per la nostra lezione di Pilates, avremo bisogno di una banda elastica. Per il momento l'appoggiate sul tappetino e vi sistemate al centro. Piedi all'ampiezza del bacino, punta in linea con i talloni, anche lati del torace paralleli. Ruotate le spalle indietro e fate scivolare la parte inferiore delle scapole verso terra. Distendete le braccia ai lati del corpo e lasciate che le dita si rilassino verso terra. Mantenete la testa in linea con la colonna. Spingete i talloni verso il basso e in questo modo andate a allungare il tratto lombo-sacrale verso terra. Sentite anche lo spazio che create dal pube allo sterno e richiamate leggermente indietro l'addome. Iniziamo a prendere consapevolezza del respiro e della posizione. Inspiriamo ed espiriamo. Lo facciamo prima in maniera spontanea. Poi iniziamo con la respirazione attraverso l'inspirazione attraverso le narici e l'espirazione attraverso la bocca. Inspirando, allungo la colonna, attivo il pavimento pelvico. E espirando rilasso le spalle, rilasso le scapole, mantengo l'attivazione del pavimento pelvico. Adesso un altro input, inspiro, mi allungo, richiamo l'ombelico in dentro, sento l'azione, il sostegno degli addominali. E espiro, rilasso e mantengo l'attivazione dell'addome. Ancora uno, inspiro naso e espiro bocca. Adesso vado a portare l'orecchio destro verso la spalla destra. Gradualmente abbasso il naso verso terra. Ritorno con l'orecchio verso la spalla e sollevo il naso verso il soffitto. Riporto l'orecchio verso la spalla e torno al centro. Ripeto a sinistra, orecchio verso la spalla. Porto il naso verso il basso. Di nuovo orecchio verso la spalla e naso verso il soffitto. E ritorno. Porto la testa al centro. Lo facciamo un'altra volta. Orecchio destro, spalla destra. Mento. Un pochino più in basso, naso verso il pavimento. Ancora orecchio verso la spalla, naso verso il soffitto. Ritorno con l'orecchio verso la spalla e mi riallineo al centro. L'ultima volta, sinistra. Abbasso il naso. Ritorno con l'orecchio verso la spalla e poi in alto. Di nuovo orecchio verso la spalla e torno al centro. Ora vado a fare delle semirotazioni dalla spalla destra alla spalla sinistra, passando per lo sterno. Quindi primo orecchio verso la spalla, orecchio destro verso la spalla destra, mento verso il petto, orecchio sinistro, spalla sinistra e torno giù. Quando il mento scende, scende il più possibile proprio per allungare, distendere il tratto cervicale. Movimento che vi deve portare piacere, benessere. Non dovete sentire tensione a livello del collo. Facciamo l'ultimo. Rimaniamo col mento verso il petto. Flettiamo leggermente le ginocchia, mi metto in profilo. Spostiamo le braccia un pochino in avanti con i palmi delle mani che si guardano. Inspirando, la prima cosa che faccio è richiamo la pancia in dentro. In questo modo aggancio gli addominali. Espirando, intensifico lo stretching nella parte alta della colonna. Quindi prima il tratto cervicale, poi il tratto toracico. Arrivo sui lombi, fletto le ginocchia. Le braccia scendono, la sommità della testa scende verso terra.
Rimango, inspiro, mantengo la contrazione addominale, espirando, spingo i piedi, immagino di voler portare il pume verso il petto, faccio una retroversione del bacino e mi riporto su una vertebra dopo l'altra. E lo ripeto altre 2 volte. Inspiro, pancia in dentro, e espiro, scende il mento che va verso il petto, scende la fronte che va verso il bacino, le braccia rimangono in linea con le spalle, le clavicole aperte, gradualmente scendo sui lombi, ginocchia morbide, peso sulla parte anteriore dei talloni, inspiro e espirando, retroversione del bacino, vengo su attraverso la tenuta addominale, allargo le clavicole e riallineo la testa con la colonna. Ancora uno, inspiro, espirando giù. E mantengo la posizione per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sistemo le mani dietro le gambe, dietro i polpacci, le caviglie, le cosce, dove arrivate. E ora da questa posizione inspiro, espirando, prova a distendere le gambe. E di nuovo l'effetto. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Torno di nuovo in flessione delle ginocchia. Vado a allungare i lati del busto, muovendo dalle anche, inspiro, espirando, mi allungo in avanti. Apro le clavicole, mento e petto in avanti, poi e di nuovo espiro, risucchio l'ombelico in dentro e ritorno in una flessione completa della colonna. E ancora vado avanti e piego. Allungo, estendo e fletto. Sento il sostegno che mi dà appunto l'addome, i muscoli estensori della colonna. E ritorno, attenzione, adesso allungo i lati del busto, distendo le gambe, fletto le gambe, di nuovo arrotondo la colonna. E ancora allungo i lati del busto, distendo le gambe, fletto le gambe, arrotondo la colonna. Due ancora, allungo i lati del busto, distendo le gambe. Fletto le gambe, entro in flessione. L'ultima volta. Allungo i lati del busto. Distendo le gambe. Fletto le gambe, torno in flessione. Inspiro, attivo gli addominali, espiro, srotolo la colonna e mi porto su. Ok, molto bene. Ora da questa posizione, inspirando, dal laterale porto sulle braccia, il torace si espande, crea lo spazio tra le costole e le braccia si allineano con le orecchie. Ruoto i palmi delle mani, espiro, riavvicino le costole, le braccia scendono. Le dita puntano verso il basso, mentre la sommità della testa spinge verso il soffitto. Ancora, inspiro, ombelico in dentro, porto sulle braccia, zona lombare piatta, espiro, scendono le braccia. Scapole rilassate, mantengo l'attivazione addominale del pavimento pelvico, attenzione, inspiro, espiro, apro le braccia laterali, mi fermo qui e vado a spingere per 8 volte le braccia indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ruoto i palmi delle mani verso il basso, allungo dalle spalle fino alle dita medie, mantengo le anche parallele, i lati del torace paralleli, l'attivazione addominale, inspiro espirando, fletto il busto verso sinistra, la mano, braccio sinistro si allunga verso terra. Quando sono in posizione fletto le ginocchia, ruoto lo sguardo in direzione della mano sinistra. Poi da qui scavo la pancia, entro in una flessione della colonna, mani sulle ginocchia, inspiro, espirando, srotolo e torno su. E lo ripeto, inspiro, espiro, apro le braccia laterali, palmi in su. Questa volta subito ruoto i palmi delle mani verso il basso e incrocio le braccia in avanti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Di nuovo braccia laterali. Questa volta entro in flessione verso destra. Inspiro e espirando vado a portare il braccio destro verso terra, il braccio sinistro oltre la testa. Fletto le gambe, guardo verso il basso e entro in una flessione che mi riporta al centro. Inspiro, espirando, srotolo e torno su. Inspiro su le braccia, intreccio le dita delle mani e le sistemo tra la nuca e l'occipite. Divarico le gambe, punta dei piedi in avanti, gomiti nella visuale periferica. Inspiro e espirando, ruoto dall'addome verso destra e torno al centro. Espiro, ruoto sinistra e centro. Uno, centro. Due, centro. Uno, centro. Tre, centro. Uno, centro. Quattro, centro, attenzione, ora ruoto, ruoto, centro, ruoto, ruoto, centro, in, es, in, es, in, es, in, es, in, es, in, es, gli ultimi, es, in, es. Sciolgo la presa delle mani, distendo le braccia laterali, chiudo, porto giù, abbasso le braccia, mani sulle creste iliache, apro i piedi verso l'esterno. Inspiro, espirando, fletto le gambe, un pochino, sacro verso terra. Rimango ancora 4, 3, 2, 1. Inspiro, espirando, scendo un altro pochino. E ancora 4, 3, 2, 1, inspiro, espirando, scendo un altro po'. 4, 3, 2, 1, distendo le braccia laterali, palmi delle mani in su. Inspiro, contraggo i glutei, gli addominali, porto sulle braccia. Espiro, rotazione delle braccia in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8, reverse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo braccia laterali, apro e chiudo le dita. Vado in alto. Mi sposto in avanti, mi fermo, chiudo i pugni, rotazione dei polsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nell'altra direzione, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendo le dita e abbasso le braccia, chiudo la posizione. Andiamo a prendere la banda elastica. La impugniamo doppia oppure scende, come per voi è meglio, e la impugniamo all'ampiezza delle spalle. Piedi all'ampiezza del bacino. La banda deve rimanere sempre ben tesa, quindi c'è sempre, contrariamente al bastone che rimane rigido di per sé, qui devo mantenerla in tensione, quindi c'è un'azione da parte delle braccia. Colonna diritta, sostegno degli addominali, pavimento pelvico attivo, sguardo in avanti, scapole stabili. Inspiro, porto su e espiro, abbasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, mi fermo, banda ben tesa, termometri sotto le ascelle, rimango 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. Ora allontana una mano dall'altra e tenta ancora di più la banda per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gradualmente riporto giù le braccia. Amplifichiamo il movimento. Questa volta, mentre le braccia salgono verso il soffitto, porto su anche i talloni. Mi raccomando, visualizzate la spinta verso l'alto e cercate di non sbilanciarvi né in avanti né indietro. Dovete avere una buona forza sul cuore, quindi sulla parte centrale del corpo, quindi addominali, lombari, pavimento pelvico, al soffitto. Inspiro, vado su e porto su i talloni. Su, banda in tensione. Espiro giù. 2 e giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, rimango su con i talloni. E ora con la banda in tensione faccio lavorare gli estensori, i flessori delle spalle. Vado indietro 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiro e espirando scendo. Ruoto alternando il movimento di una spalla e dell'altra, ruoto in avanti. E poi ruota indietro. Impugniamo ora l'elastico in maniera più ampia, sempre in tensione. Allargate le braccia, la posizione di partenza del busto delle gambe è la solita. Porto su le braccia e le riabbasso. Questo 8 volte. Vado su e giù. 2 e giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8. Mi fermo qui, allargo l'elastico, lo riporto sempre in tensione, ma lo riduco e scendo. Continuiamo, vado su, allargo, ritorno e scendo. Vado su, allargo, ritorno e scendo. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8. Ok, ora l'escursione di movimento diventa un po' più ampia. Tendo la banda, porto le braccia indietro e se ce la faccio ruoto e abbasso. Mi posso fermare anche prima, non è detto che io arrivi verso il bacino, mi posso fermare anche qua. L'importante è che l'elastico rimanga in tensione e che le braccia rimangano distese. Partiamo da giù, vado su, inspiro, espiro, allargo l'elastico e mi abbasso. Torno su, inspiro, espirando, scendo. 1. Due, quattro, cinque, sei.
L'ultimo. Di nuovo, ruoto le spalle in avanti, questa volta insieme. Adesso sistemiamo l'elastico alla base delle scapole, in questa maniera. Lo afferro. Ho i palmi delle mani ruotati in avanti. Avambracci paralleli a terra, stabilizzo il busto, guardo di fronte a me e vado a fare punching. Inspiro, espirando, ruoto il palmo della mano verso il basso, distendo il braccio in avanti e ritorno di nuovo palmo della mano in su. Ed con l'altra mano. E torno. Uno, 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 due, uno, tre, uno. Cinque, uno, sei, uno, ora porto in avanti il braccio destro, porto in avanti il braccio sinistro, elastici in tensione, palmi delle mani che si guardano, scapole rilassate, sguardo in avanti, inspiro, apro, e espiro, riallineo le mani con le spalle. Uno. Uno, uno, due, uno, tre, uno, quattro, uno, cinque, uno, sei, uno, richiamo i gomiti verso il petto. Abbasso un pochino l'elastico, lo porto a livello della vita, attacco i gomiti ai miei fianchi e vado ad aprire lateralmente gli avambracci e ritorno al centro. Uno, due, tre. Largo rispetto alle mie spalle, lo mantengo in tensione, vado a fare gli estensori delle spalle, porto indietro le braccia e ritorno 8 volte. I palmi delle mani sono ruotati indietro in questa maniera. Cominciamo, andiamo. Inspiro, espirando indietro. 1, 2, 3. 8, rimango, allargo l'elastico, lo mollo e ritorno. Come ho fatto prima verso il soffitto, lo faccio indietro. Inspiro, espiro, vado indietro. Inspiro, apro, espiro, allento, inspiro, torno e vado. 1, 2, 3, torno. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 8. Ok, rilassate un attimo le braccia, muovetele, come sentite di avere più bisogno, fate. Andiamo a fare un'altra serie. Sistemiamo l'elastico sotto il piede, in questo caso destro. Lo sistemo in modo da poter afferrare poi con la mano destra e avere il braccio disteso. Una gamba avanti e una gamba indietro. Il braccio deve essere disteso, l'elastico in tensione. Anche parallele. Sempre piccola retroversione del bacino per mantenere la zona lombare in neutro. Sguardo in avanti. L'altra mano la potete sistemare sulla testa iliaca a sinistra.
Inspiro, stabilizzo la scapola, espiro sul braccio. Braccio sale all'altezza della spalla e poi di nuovo torno giù, ma non assecondo l'elastico, mantengo sempre una certa resistenza. Vado su, uno, e giù, due, giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, otto, ok, adesso cambiamo gamba e cambiamo braccio. Sempre elastico in tensione, posiziono il piede sinistro in avanti, il piede destro indietro, mano destra sulla cresta iliaca, sguardo in avanti, inspiro e espiro, parto. Uno. E giù. Due. E giù. Tre. Giù. Quattro. Giù. Cinque. Giù. Sei, giù, giù, otto, giù. Ok, ancora sciolgo. Entrambi i piedi sull'elastico. Impugno l'elastico all'estremità, se ho bisogno faccio un giro con le mani, l'elastico deve rimanere comunque lungo e il lato destro e il lato sinistro, la lunghezza delle due estremità deve essere uguale. Da questa posizione inspiro, porto sulle braccia, mentre espando il torace le braccia salgono dove posso senza levare le scapole, espiro, riabbasso, anche qui non assecondo l'elastico ma lo mantengo in tensione. Andiamo, uno. Uno, cinque, uno, sei, uno, sette, uno, passaggio successivo, incrocio le due estremità dell'elastico. Vado a tendere l'elastico, a portare i gomiti verso l'alto e le mani al centro del petto. Quindi da questa posizione inspiro, espirando su e giù. Gomiti alti. Uno, 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 due, uno, tre, uno, quattro. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Ci abbassiamo in ginocchio. Elastico sotto le ginocchia. Accorcio l'estremità dell'elastico, avvicino la parte superiore delle braccia ai lati del torace, faccio in modo sempre che anche i lati del torace guardino in avanti, sguardo in avanti, mi concentro sui bicipiti, inspiro espirando, fletto i gomiti e porto i pugni verso le spalle. E di nuovo mi stendo, forse il mio è troppo. Inspiro, espirando piego. Uno e giù. Due. Giù.
5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù. E ritorniamo in posizione retta, un ginocchio e il mento su. Spostiamo la nostra attenzione adesso alla parte bassa, quindi andiamo a lavorare con le gambe e con i glutei. Prendiamo l'elastico, lo leghiamo leggermente sopra le ginocchia. Facciamo un nodo, due nodi, quello di cui abbiamo bisogno. Facciamo in modo che l'elastico rimanga in tensione, allarghiamo le gambe, piedi paralleli, punte dei piedi in avanti, 8 più 8 piegamenti sulle gambe, elastico in tensione, quando scendo il peso si sposta sui talloni, contrazione addominale, contrazione dei glutei, lo stesso quando salgo. Partiamo, vado giù, inspiro, espiro, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8, su, 8, su, 7, su, 6, su, 5, su, 4, su, 3, su, 2, su, 1, rimango da questa posizione, porto le mani sulle creste iliache, apro e chiudo le ginocchia, le mani possono stare sui fianchi oppure le intreccio in avanti, lo faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendo le braccia, inspiro e espirando mi riporto su. Ok, andiamo a passare l'elastico a livello delle caviglie. Fate attenzione di non inciampare. Elastico in tensione, stabilizzo la gamba sinistra, vado a lavorare con la destra, alzo e abbasso quello che posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Appoggio la gamba destra e lavoro con la sinistra. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ora da qui mi muovo verso destra, due passi verso sinistra, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1, 8. Ok, togliamo l'elastico. Andiamo a sciogliere un po' le gambe. Sta
stabilizziamo la gamba sinistra, portiamo il ginocchio destro verso il petto e allunghiamo i muscoli della coscia, del gluteo. Ginocchio verso il basso, straccio il quadricipite. Ci spostiamo sul lato inferiore del tappetino e ci portiamo giù con un roll down. Inspiro, porto sulle braccia, unisco i palmi delle mani verso l'alto. Espiro giù le braccia, contemporaneamente giù il mento, giù la fronte, entro in flessione della colonna, vado verso terra. Mantengo la posizione, respiro regolarmente, oscillo se ho bisogno il busto destra e sinistra. Lascio che ogni espirazione la sommità della testa si rilassi verso terra. Gradualmente, una mano dopo l'altra, mi porto nella posizione di upstretch e rimango in allungamento, testa rilassata in mezzo alle braccia, allungo le braccia, allontano le spalle dalle orecchie, allungo i lati del busto, straccio la parte posteriore delle gambe e continuo a respirare, intensificare la posizione. Poi da qui gradualmente ginocchia a terra, unisco gli alluci e mi porto in press position. Porto il palmo della mano destra sul dorso della mano sinistra, allungo il braccio destro, il braccio hanno lavorato, ora ne andiamo a distendere, a rilassare. Riporto la mano destra in linea con la spalla destra, stacco la mano e vado a sistemare il dorso della mano destra alla base della scapola sinistra. Continuo a schiacciare col palmo della mano sinistra, a mantenere aperta la clavicola destra. E poi ritorno. Stessa cosa la faccio con la mano sinistra che si sposta sul dorso della mano destra, schiaccio e mi allungo. Riporto la mano in appoggio, questa volta dorso della mano sinistra alla base della scapola. Inspiro ombelico verso la colonna vertebrale, espiro srotolo e mi porto su. Prendiamo di nuovo l'elastico e lo andiamo a mettere sopra le ginocchia, come quando eravamo in posizione in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia all'ampiezza delle anche, schiena piatta, quindi tenuta addominale, clavicole ben aperte, esterne in avanti, testa in linea con la colonna, braccia forti. Da questa posizione parto con la gamba destra, piede a martello, gamba flessa a 90 gradi, inspiro espirando, porto sul tallone, lentamente vado su, uno, e scendo. 2, 3, 4, 5, 6.
mi fermo e da qui molleggio, spinte verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, abbasso e cambio gamba. Parto con la gamba sinistra, inspiro, piede a martello, espiro sul tallone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, rimango, molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, abbasso, per un attimo mi siedo sui talloni, porto le mani a coppa, rilasso i palmi delle mani, rilasso i polsi. Ci prepariamo a fare una seconda serie. Questa volta la gamba sarà distesa, andremo sempre a far lavorare i glutei e gli ischio plurali. Ok, mani in appoggio, torno sui quadrupedia. Ritrovo tutte le mie attivazioni, gli allineamenti. Mi raccomando, petto ben aperto, zona lombare piatta il più possibile. Allungo indietro la gamba destra, sempre piede a martello. Stabilizzo il busto, inspiro espirando sulla gamba. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8. Mantengo la posizione anche parallela e molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, rimango 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, appoggio e richiamo. Faccio tutto a sinistra, gamba sinistra indietro, piede a martello, inspiro, espiro, salgo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8, molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango 1. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, abbasso, richiamo, rest position. Fronte in appoggio, braccia indietro, palmi delle mani in su, rilasso le spalle, rilasso anche le braccia e respiro. Contemporaneamente vado a allungare, a stretchare anche i muscoli delle cosce e dei glutei. Da stretchare la parte inferiore della colonna. Riporto un braccio dopo l'altro in avanti, inspiro, espirando, slopo e su. Transitando dal fianco,
ci sdraiamo a terra. Allontano le spalle dalle orecchie, sistano le scapole ben piatte a terra, braccia distese ai lati del corpo, dita che puntano verso i piedi. Bacino neutro, coronamento neutro. Cosce che spingono contro l'elastico, quindi elastico di nuova intenzione. Piedi ovviamente allineati con le ginocchia. Inspiro, prendo aria e espiro piano piano. Mobilizzo la colonna, contraggo i glutei, gli addominali, faccio un tilt del bacino e mi porto su in pelvic car. Ne faccio tre regolari in questa maniera. Inspiro, mantengo la retroversione, espiro, scendo. Prima lo sterno, le vertebre toraciche, piano piano i lombi e infine il sacro. E ritrovo il neutro. Ancora inspiro e espiro. Scendo. Vedi di nuovo neutro. L'ultimo, inspiro, espiro, mobilizzo. I talloni tirano verso le natiche, le ginocchia puntano in avanti. Spingo contro l'elastico, pancia in dentro. Mantengo la posizione. Da qui apro e chiudo. Uno, chiudo. Due. Chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e uno, inspira, espirando, ammorbidisco, piano piano porto giù una vertebra dopo l'altra. Stacco un piede, stacco l'altro, sciolto l'elastico. Appoggio il piede sinistro, sistemo l'elastico alla metà dell'arco plantare destro. Porto la gamba destra in tabletop e mi raccomando, occhio sempre alle spalle. Piede attivo contro l'elastico, inspiro espirando, distendo la gamba verso l'alto e poi di nuovo la fletto mantenendo tabletop. Distendo e fletto, distendo e fletto. Ancora 4, 3, 2 e 1 e rimango. Tallone punta in alto, la punta del piede ruota verso di me, il ginocchio spinge in avanti, il quadricipite attivo contro il femore. Se voglio, intensifico la posizione, accorcio un pochino la presa dell'elastico e tiro la gamba in direzione del mio petto. Vado ad intensificare lo stretching dei muscoli della catena posteriore della. Porto di nuovo la gamba verso il soffitto, piego, tolgo l'elastico, accavallo la gamba destra sulla sinistra, allargo le braccia laterali e ruoto entrambe le gambe verso sinistra. Se voglio, ruoto lo sguardo verso destra. Poi torna al centro. Disaccavallo le gambe. E mi preparo a fare tutto dall'altra parte. Quindi questa volta avrò l'elastico alla metà dell'arco plantare sinistro. Piede attivo contro l'elastico. Distendo e piego. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7 e 8 rimangono. Notate le differenze fra un arto e l'altro.
una parte. Prova a intensificare la posizione, tiro la gamba verso di me. Riallineo, fletto, tolgo l'elastico al cavallo. La sinistra sulla destra, allargo le braccia. E questa volta vado a ruotare le gambe verso destra e la testa verso sinistra. Mise a cavallo le gambe, ruoto sul fianco destro e mi porto su, seduta a gambe incrociate. Allineo le anche, le spalle, le orecchie. Allungo bene il sacro verso terra, la sommità della testa verso l'alto. Porto sulle braccia, intreccio le dita delle mani. E streccio il fianco destro. E il sinistro. Torno al centro, vado in avanti, poi sciolgo e porto le braccia indietro, ruoto le spalle indietro, spingo i dorsi delle mani verso il basso sullo sterzo. Inspiro, espirando, fletto il busto in avanti. Inspiro su le braccia. Espiro giù. Inspiro. Espiro. Inspiro, unisco i palmi delle mani, guardo in alto. Espiro, mani al cuore.